Quando ti arriva... quando ti arriva un pacco dall'Italia sei sempre un po' felice. Perché almeno sai che... Scusa, mi sono storto. Pure se magari la roba che arriva non è il top, non sarà mai uno schifo come la roba messicana, per dire. Ragazzi, andate a rivedere i vecchi video. La playlist è sempre in basso. Iscrivetevi, anzi non iscrivetevi. Che cazzo vi iscrivete a fare, tanto moriamo presto. E ci hanno mandato questo pacco, ma io vi farei vedere. Cioè, non l'ho svoltato, l'ho svoltato a terra. Perché guarda quant'è fatto bene. Cioè, deve essere stato un compulsivo come me a fare sto pacco. Una persona attenta al controllo. No, no, un compulsivo. Questi li conosco. Questi sono paurosi, sono buonissimi questi qui. Guarda quanta roba, guarda come. Guarda com'è stato. Cos'è questo? È una... Tradizionale il di Corniglio, Parma. Ah, vedi? Spongata. Questo. Il Tuk Crisp. Questi non li conosco. Va bene, io direi che a questo punto. Ah, questi sono a forma di ostia. Possono essere usati durante le funzioni. È il corpo di Crisp. Ma perché ti ascolto ancora? Ma guarda che secondo me questo è un pacco quasi buono. Secondo me è tutta roba molto buona. Oh, il Barniolino. Non so cos'è il Barniolino. Video alcolico FTV. Beh, a sto giro ci divertiamo, amico mio, perché ci abbiamo pure fame, vogliamo dire. Non ci abbiamo passato un po', Strano, un po' passiamo perché sono strano, stato in disgusto. Comunque, io partirei... Tutta roba di Parma questa, tranne questa che non è di Parma, manco per il... Partire dalla spongata, perché non so cosa sia, sono molto curioso. Sarà una specialità di Parma. La carta a Parma è fatta con... col titanio? Ma è bellissima. Beh, ci facciamo colazione per una settimana. Oh, questa spongata, se spongata è il nome del prodotto, poi in realtà... No. Lui vuole usare questo coltello, ma glielo vieterò. No, io farò così. Che è peggio, perché gli vieto le cose? Non si taglia così. Perfetto. La roba! Perfetto, sono un genio del taglio. Come taglio le cose io, non le taglia nessuno. Secondo me è un dolce con la frutta secca. È un dolce invernale, secondo me. Questo con un po' di vin brûlé. È tanto aromatico all'interno. Molto invernale. Buono. Noci. Noci. 2 milioni di calorie per me. Ma buono. Forse un chiodo di garofalo ogni tanto. Cannella. Buono. Questo è da Parma alle pasticcerie fiorentine un attimo proprio. Ma io questo già l'ho visto da qualche parte. Questa forma, c'erano anche alcuni dolcetti che si comprano qua da noi. Però questa marca non l'ho mai assaggiata. Vuoi assaggiare la di Biancoforno? Raga, questa è tutta roba con cui faremo colazione. Mentre il resto la facciamo mangiare alle persone brutte che ci conoscono. Qui invece spezza con KitKat, però. Certo. Ripiena di marmellata. E questo è uno dei dolcetti più saporiti dell'universo, secondo me. Pericoloso da morire. La mille foglie, ti piace? E mille burro pure. È molto saporito. Si può andare quasi veloce con questa. Mi sto a riprendere il coraggio, giuro. 10 e 10 proprio, due cose da 10. Ah, vedesti video? Potresti pensare che a noi non piaccia mangiare. No, il cazzo. Ma non è così, cioè. Non piace il cazzo. Però a mangiare ci piace. Un za. La cedrata calda, però, secondo me. Fa un po' cacatino, eh. Questa è la cedrata Sony. Ma chi ci ha mandato questa cosa non sa che noi siamo grandi estimatori della cedrata Sony. Quindi Tassoni, se mai vedrai questo video, un paio di casse di cedrata. Ce le puoi pure mandare. E in realtà io sono un grande estimatore anche della cedrata e della cola Baladin. Quindi Baladin, visto che sei italiano, ce la potete mandare. Anche la birra Baladin è buona. Vabbè, ma la cedrata Tassoni la conosciamo. Allora, cedrata Tassoni secondo me è un punto di riferimento italiano. Che poi come lo fanno la Tassoni? Prendono questi tasti grandi e li spremono, giusto? Bravo. Si tassi molto grandi i tassoni. Dry roasted mix. Dai, questa è roba buona, dai. Ma quanto ci vogliono bene.
questo è un bel pacco, eh. Apri la mano. Vabbè, queste anacardi. Queste sono noci strane. Noci strane e anacardi. Vai. Salatino con la tassone di strada. Addio. Ma loro credo che abbiano fatto questo tipo di discorso. Mi hanno detto, vabbè, ma ci fanno l'aperitivo sti ragazzi. Poverini loro. Vi facciamo pena, eh. Facciamo... Mangiamo sempre merda. Allora, sto pacco è il pacco di una persona a cui facciamo pena. Si vede, vero? Perché ci ha voluto coccolà. Questa è una coccola. Ma a proposito, la lettera. Giustamente non abbiamo detto dove cazzo sono le lettere. Prendi quel coso là, magari sta attaccata sul fondo. Saluta almeno chi è. Amico mio, no, lui ci dice che vuole ricevere un messaggio per sapere se il pacco è arrivato. Ma noi l'abbiamo aperto adesso, quindi probabilmente stai già vedendo. Comunque, Miki, chiamiamolo Miki. Miki, grazie Miki. Questo è un bel pacco, Miki. Uno dei pacchi buoni che ti fanno sentire bene. No, questi tucca al Cristo sono carini, sono coccolosi questi, non l'avevo mai assaggiati. Praticamente sono sfoglie alla paprika. Sapore più gusto, però la consistenza è completamente diversa. Cotti al forno, io non compro mai i tuc, sai? Ok. Un problema con i tuc. Se inizio col primo, no, sì, che è stato buono. Granarolo, ecco, questa è un'altra cosa che non ho assaggiato. O forse sì. Porca troia. Ma perché tutte le cose che prendi in mano tu fai disastri? Questi li conosciamo, quindi questo è inutile aprirli, che dici? Sì, questi li hanno una consistenza pazzesca, queste sono le classiche. Grossi. Allora, alla granarolo c'hanno la gente che non sa scrivere i nomi, perché quello non. Chi aveva? Cioè. No, vabbè. Ecco come l'ho assaggiato, io l'avevo già assaggiato questo. Ah, è sì? Buono, sì, sì. Cioè, se ti piace il formaggio è buono. Belli, bellini. Il formaggio cotto, saltato al forno. Buonissimo. Non so come si faccia a saltare il forno. Ieri sera ho comprato delle verdure. Volevo farle saltate. Mi è venuta un'idea. Il problema è che sono morto di fame. Perché? Perché ho saltato la cena. Un po' mi dispiace. Aprire. Che questa è buona, se me la porto a casa. Che cos'è? Cipolla, marmellatina di cipolle all'aceto balsamico. Vedo che ci siamo capiti subito. Capisci? E infatti è perfetto. No, quindi lo non con questo, che è un po' sporco. Bravo. La barra. Allora, così, questo è perfetto. Perché e la cipolla è dolce, con l'aceto balsamico fa risaltare il formaggio. Abbiamo lo spondino perfetto. Mi fa cacare. Invece è buonissimo. Capisci un cazzo. Mi fa cacare fortissimo. Preferisco il formaggio da solo. Perché ti fa cacare fortissimo? Non mi piace. Questo non ti piace? No, non mi piace l'insieme col formaggio. Ma questo ci sta sul formaggio. Pecorino. Sai perché ti piace? Perché sta un po' di wasabi tutto questo. Ma com'è che wasabi? Che c'entra con la... Sta un po' di rafano, facci caso. Ragazzi, è buonissimo, me lo porto a casa io. E... Ah, Nuts, vabbè. Nuts, queste qua sono facili. Questo è un liquore che probabilmente fa il nostro amico Miki. Perché Dici. È molto artigianale. Ancora roba. Però questo è un mix molto più estremo. Ci questo sono dentro. Sono? Queste cose che sono? Cosa? Queste sono bacche di goji, queste sono. Boh. Non ti aspetti la consistenza. È tamarindo. Ma non è tamarindo. Non lo piace. Che è molliccio. La consistenza ce l'aspettavo molto più toccosa. Un attimo, che abbiamo il pacco bonus. Di chi? No, vediamo. Pacco bonus che ci è arrivato. Ma è organizzatissimo. Ma perché li apri così male i pacchi? Per QDSS.
Perco DSS, perco DSS. Le Rossana ci hanno mandato, che scadono nel 2019. Vai, buone Rossana. Allora, piccoli stuzzichini, pochi ma buoni. Un bacione, un salutone da Mattia, dalla Calabria. È il video delle coccole questo qui, perché... Una vita felice, introduzione alla pratica buddista. Il nostro amico Mattia è buddista e ci vuole indottrinare, credo. Un attimo a me. Ci indottrinerà la buddista. Peperoncino della Calabria, crema di peperoncino, attenzione. Ti ringrazio anche per questo, perché io sono in una fase della mia vita in cui sono molto neutro. Nduja. Nduja, beh, questa la conosciamo e questa va usata con... Con criterio. Con criterio. Poi di te. Che te sono? È proprio... il nostro amico Mattia ha fatto una... C'è un nero nero. Nero nero. Che noi ridiamo perché sappiamo quello che succede dietro le quinte, voi no. E non lo saprete mai. È un nero nero opaco, tra l'altro, da questa parte. Che dobbiamo assaggiare prima? Allora, le caramelle le conosciamo. Tutte le nonne hanno le Rossana, quindi le conosciamo. Nonne e liquirizia. Liquirizia. Però le useremo di... per intervallare i nostri allora, video. Questa qui, oggi pomeriggio in live, ci possiamo sta. Assaggiare? No, ci sta il tè ai funghi che dobbiamo fare in live. Ai funghi, ti ricordi? No. Oggi facciamo il tè ai funghi, vabbè. Così chi ci vede e ci vedrà in live saprà esattamente quando è stato girato questo video. Il problema è che questa roba andrebbe spalmata su qualcosa. Crema di peperoncino e l'anduja, che poi sono più o meno la stessa cosa, solo che questa qui è priva di fattori animali, questa no. Vai. Che bel profumo, che bel profumo. Lo mettiamo sulla... No. Allora, possiamo usare... Possiamo passare i crispy? Allora, il problema di questo è che è veramente forte, secondo me. Infatti i crispy volano proprio qua. Sai che crisponi tiriamo dopo che ci mangiamo? Vai. Molto buona. Sto cercando di capire quando arriva. Che più lento arriva, più persiste. Arriva proprio di soppiatto, questo piano piano te lo infila proprio. Sta crescendo, sta diventando intenso, però non più di tanto, è misurata la cosa. Ma che cazzo di peperoncino sono? Che dice calabresi, ma i calabresi non so così, cioè non battono così lenti. Vai, ci diamo l'induja? Con questo dobbiamo riportarla a calo. Certo. Guarda che buono l'odore. Ho visto diversi video di stranieri che vengono in Italia e mangiano l'anduja. A tutti quanti rimane impressa sta cazzo di induja. Facciamo vedere. Ah, madonna, su. Se non volevo così tanto. Aspetta, Cioè va bene che va bene, ma... Oh. La spalmata. Oggi doppio pacco. Tutto buono, tutto troppo ma buono. Ma tutto buono. Vuol dire infatti che... io ho paura per il prossimo. La quiete prima della tempesta. No, vabbè. Anduja fantastica, fantastica nella pasta, fantastica sul pane. Me ne metto un altro po', perché questo non è manco forte. Spalmata sul glande prima di un rapporto, in ogni situazione l'anduja, vero? Questa è proprio buona, è molto delicata. Non so se si vede, ragazzi, ma noi stamattina avevamo fame e finalmente possiamo mangiare. Scusa, non l'ho assaggiata bene, me la rimetti un attimo? Sì, sì, alla è proprio buona. Ragazzi, chiudiamo con la Tassoni, mi raccomando Tassoni, l'indirizzo è in descrizione, quando vuoi. Mandaci le cedrate.